Sì, non ho fatto la scelta fra cristiani, ma rimane fra cristiani e musulmani. Questi tre avevano le carte in regola, i documenti in regola, si poteva. C'erano, per esempio, c'erano due famiglie cristiane nella prima lista che non avevano le carte in regola. Non è un privilegio. Tutti i 12 sono figli di Dio, privilegio i figli di Dio, quello è vero. E sull'integrazione è molto intelligente quello che lei dice, e la ringrazio di dirlo. E lei ha detto una parola che nella nostra cultura attuale sembra di essere dimenticata dopo la guerra. Ma o ci esistono i ghetto, e alcuni dei terroristi che hanno fatto atti terroristi, alcuni sono figli e nipoti di nati nel paese, in Europa. E cosa è successo? Non c'è stata una politica di integrazione e questo per me è fondamentale, a tal punto che se lei vede che nella enciclica, nella esortazione postsinodale sulla famiglia questo è un altro problema, ma uno dei tre le tre dimensioni pastorali per le famiglie in difficoltà e l'integrazione nella vita della Chiesa. Oggi Europa deve riprendere questa capacità che sempre ha avuto di integrare, perché in Europa sono arrivati i nomadi, i normanni, tutte queste gente, no? E l'ha integrata e arricchita la sua cultura, no? E credo che abbiamo bisogno di un insegnamento e un'educazione all'integrazione. Grazie.